Footbox. Footbox. Il mondo corre, corre, corre forte come il vento, ed io vado troppo, troppo, troppo lento. Il mondo si allontana e mi chiude le sue porte, perché corre, corre, corre troppo forte e se ne va. Il mondo con la sua velocità e non aspetta chi non va in fretta e chi non ce la fa. Il mondo corre, corre, non si ferma ad aspettare le carrette che attraversano il suo mare. Il mondo corre, corre, e correndo sempre avanti, più lenti se li perde tutti quanti. E chi non sa andare avanti con velocità, perché... Siamo a Picciano in una serata d'estate, ospite d'eccezione qui nel comune dell'area Vestina, Eugenio Bennato. Che dire, una serata importantissima che regalerà all'area Vestina, che dire, un artista importantissimo. Però prima del concerto non è che possiamo dire più di tanto, voglio dire, la mia musica attira tanti ragazzi soprattutto. Stasera faremo un concerto che rappresenta tutte le ultime cose che abbiamo fatto, siamo adesso reduci da una tournée internazionale molto importante. Però diciamo che l'esito della serata lo vedremo alla fine, ma sicuramente ci sarà un grande entusiasmo. La pizzica salentina, le radici del sud, una terra, una parte di terra dell'Italia che deve tornare a rinascere. È una musica che si contrappone alla musica di consumo e oggi questo è importante, è decisivo in Italia, anche per quello che sta succedendo, una musica che diciamo dia spazio alla emarginazione, a quelli che sono diciamo cittadini di serie B, e al sud che da sempre ha diciamo dovuto subire una forte repressione, però l'arte non si sottrae a queste logiche, quindi mi auguro che stasera ci sia molta musica e molta arte. Navegantes contra todas las corrientes en océanos transparentes hacia nuevos mundos. Navegantes con historias diferentes, europeos y anche se sussurri che stiamo giocando con il fuoco. Mi fai morire, perché sei bella come sei. La febbre che nasce con te non passa mai, non passa mai. E anche quando te ne vai ci sei sempre un filo tra di noi. Ed è per questo che così mi fai morire, mi fai morire. Io ho avuto a che fare con stregoneria e brigantaggio, so che il sud è una questione di coscienza e di coraggio, e so che tu sei una canzone per guarire da ogni male, ma anche se fossi una strega io mi lascerei stregare. C'è logica nei sentimenti, io amo la tua musica, sempre diversa e sempre uguale, maledetta come il sound di una festa popolare. Mi fai morire, mi fai morire, perché sei bella come sei, la febbre che nasce con te non passa mai, non passa mai, ed anche quando te ne vai c'è sempre un filo tra di noi, ed è per questo che così mi fai morire.
per quel poco che ha potuto vedere, che idea si è fatta di Pescara, della provincia di Pescara e della Revestina soprattutto? Io da sempre sono attratto da queste zone perché c'è una corrispondenza straordinaria, anche appena arriviamo riceviamo regali di dischi, di libri, come dire che questa zona comunque appartiene alla cultura viva dalle nostre parti, e anche il brigantaggio qui è ben rappresentato, devo dire, e quindi tutti i temi che ho tratto sono accolti con grande favore. Tornando alla sua musica, che cosa bisogna fare per tornare a queste tradizioni che potrebbe essere la musica popolare? Attenzione, tornare alle tradizioni è importante, però purché queste siano vissute in chiave contemporanea come facciamo noi. Cioè non è possibile pensare ad una musica popolare che tradizionalmente si arrocchi su posizioni del passato. Oggi bisogna parlare dei temi del presente, però è importante farlo attraverso una musica che rappresenti la nostra identità. La questione fondamentale è questa: viviamo in un mondo in cui la globalizzazione tende ad appiattire tutto. E allora viva i dialetti del sud, viva le chitarre battenti, viva i salterelli di questa zona, viva tutte queste tradizioni che però devono essere instradate in un percorso contemporaneo. Viva l'Italia naturale. Come direbbe Pasolini, viva l'Italia dei dialetti. Restiamo a Napoli, 1945. Io non capiscevo da che succede, è che la casa è vera, non saprei, non saprei. È nata una creatura, è nata nera, e a mamma che ammacina, sì signore che ammacina. Se vota gira, se gira vota, se la dobbiamo cerci ancora, la dobbiamo Peppo G, chi lo fa tenire, nire, 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 compa. Sindaco Catani, ecco, abbiamo ascoltato delle parole importantissime e bellissime. Questo concerto ha una storia particolare perché doveva avvenire in un contesto come quello del Giro Italia, poi sappiamo quello che è successo, però già l'averlo rivoluto fortemente a Picciano è una grande cosa sia per lui che per voi. Beh certo, io il mio ringraziamento va a Eugenio Bennato, che è stata una persona splendida. Lui la sera era arrivato, era tutto pronto, poi c'è stato quella brutta avventura, alle 6:30 abbiamo dovuto disdire tutto e lui mi ha promesso, dice: sindaco, stai tranquillo, tornerò a Picciano e rifarò la serata. E questo a lui gli fa onore e per questo lo ringrazio veramente dal profondo del cuore. Ecco, si parlava del Giro d'Italia e anche da qui, che quest'aria deve ripartire, anche dalla buona musica. Certo. La musica è un volano importante per far ripartire le nostre zone, per cercare di portare il turismo che abbiamo sulle spiagge e far visitare questi borghi bellissimi che abbiamo, i nostri paesi sono fantastici. Mi auguro che nei prossimi mesi, insieme agli altri sindaci dell'area Vestina, possiamo iniziare a mettere in rete tutti i gioielli che abbiamo, il museo a Colle Corvino, Loreto, Penne, Farindola, tutta l'area Vestina. Oggi più che mai abbiamo bisogno di persone che vengono a visitare i nostri borghi. Parola importante anche quella del sindaco per saltare quest'area, e lei è voluto tornarci perché aveva un debito con quest'area. Ma sicuramente in quell'occasione ci siamo subito resi conto che era il caso di non fare festa, ovviamente. No, sì, stasera è una bellissima serata d'inizio estate che promette appunto un'estate densa per noi di concerti, però questa serata per noi è importante averla recuperata. Ringrazio il sindaco e ringrazio tutti voi. Buon concerto.
Grazie, ciao. Bellissima serata in un paese straordinario, Picciano, con Eugenio Bennato, per valorizzare i paesi dell'entroterra. È stato, come concerto doveva essere realizzato durante il periodo del Giro d'Italia, se ci sono stati dei rinvii l'abbiamo fatto questa sera, Regione Abruzzo col Comune, tantissima gente, siamo felici di poter fare questa iniziativa per la valorizzazione di Picciano e dell'entroterra vestino. Napoli, na camminata. Dindevi che mi è salata. Napoli è tutto un suono. Passava tutto il mondo, ma non sa la verità. Fuori box.